Buffoni! Buffoni! Ho capito tutto. Vi devo ringraziare. Avete organizzato tutto questo per me. Siete stati veramente gentili. Dunque, credevate possibile che io volessi sposare uno di voi? Un vecchio rimbambito come te, o un mammalucco imbecille come te? Mi valutate poco, a dire il vero. Il vero motivo per cui mi trovo qui riguarda mio marito. Vi meraviglia? Sì, sì, sono sposata. Sono sposata con uno stronzo che, dopo avermi lasciata piena di debiti, ha preso con sé tutto quello che poteva ed è fuggito via. Sì, qualcuno mi ha informata che si trovava in questo paese ed io, non sapendo come mantenermi, ho provato con qualche espediente ad avere vitto e alloggio gratis. Ma voi avete subito pensato a quello che avrebbe potuto dire la gente. Ah, la gente. Certo, è impensabile che si possa fare una signora senza un secondo figlio. Signori cari, vi informo che siamo negli anni 60 e si sta preparando una rivoluzione. E se voi rimanete con queste crepe convinzioni, il mondo cambia. E voi rimanete così come siete, degli stronzi. Comunque vado a riprendere le mie cose. Tutto sommato mi sono divertita. Brava, brava, bravissima! Che fate, una commedia? Per me sì. Arrivederci. Aspettate che meglio con lei. Bella fura! Certo, io dato l'età sono un poco giustificato. Ma tu Nicolino è stata una delusione, Ranni! Ma come, zio? Ma non è stato tu a consigliare? Zitti, Nicolino, Nicolino, Maria, Nicolino, 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 Ma chi stai coso? I canuscio io. Chi stai che ci dà la singata? I turnisti! Madonna! E chi sull'ari? Ma allora è vero che l'aria da singata fa male? Ma scusate, ma che era canciato, tornazione? Signori, io vado al nordo a fare la rivoluzione con la signora Bibi! Mannina, volevo queste robe che così manco tutti i messina da farò passare. Da questo momento non mi chiamerò più Nannina Nanè, ma Ninì! Nannina cara, perché mi sfuggi? Ti ho visto uscire di corsa col commendatore e non sapevo cosa pensare. Ma che cosa vuoi pensando? Quello è innocuo! Lo so, ma avevo paura di perderti e così mi sono deciso di chiedergli ufficialmente la mano. Commendatore, mi dia l'opportunità di venire a trovare Nannina a casa sua. Pimmia sa può buttare con tutta la confezione! E della dote ne parleremo anche dopo, sì. Rodolfo, che ci fai qui? Mia moglie! Sua moglie! E cara, io mollo! E io, cara, se ti stavo cercando! Ma ti stavi cercando!
Usaccio che non è colpa tua, te vuole. Ma usaccio. Allora, con c'è colpa? C'è colpa? C'è colpa? C'è non c'è colpa? Come le altre sere, vogliamo condividere assieme a voi il motivo per cui facciamo teatro. Impieghiamo 2, 3, 4 mesi a incontrarci la sera per cercare di distrarci dalla quotidianità dei giorni, e ci fa piacere poi ritrovare il nostro pubblico che così affettuosamente ci segue da tanti anni. E c'è anche un altro importante motivo per cui noi facciamo teatro. Ed è per questo che vogliamo dire grazie a voi invece, perché il biglietto che voi pagate, la somma che noi raccogliamo dedotte le spese, va in beneficenza. E così anche quest'anno, come gli altri anni, saremo contenti di devolvere a chi ne ha bisogno, e ce ne sono tanti, anche nel nostro paese, di realtà che ci stanno accanto e che non conosciamo. E quindi voglio chiudere non con una nota di malinconia, ma con la gratitudine verso questo meraviglioso pubblico di Sortino che ci accompagna da sempre.